Bilancio al momento secondo me è comunque positivo perché ci troviamo in una situazione dove noi vorremmo arrivare tra le prime quattro e ora siamo lì. Ci dovremmo giocare ancora degli scontri diretti molto importanti e secondo me ad oggi abbiamo perso dei punti che ci devono far, diciamo, avere coscienza che contro squadre forti, ad esempio contro Agrigento, Sant'Antimo là, l'ultima partita, ci manca ancora qualcosa per vincere queste partite, punto a punto, però abbiamo le capacità e i punti in classifica lo dimostrano. Ci devono dare esperienza e sicuramente fare storia, dobbiamo fare tesoro di queste sconfitte, non fare più gli stessi errori per arrivare poi in ottica playoff e vincere quel tipo di partite. Sicuramente riprendere fiato adesso che abbiamo un po' di tempo per ripartire, diciamo, carichi con nuove energie, recuperando anche qualche giocatore che abbiamo perso per strada, sarà fondamentale. E appunto, come ho detto prima, gli scontri diretti che avremo con appunto Ragusa, Torrenova, la stessa Bisceglie, con cui dobbiamo ancora giocare, saranno fondamentali in ottica di posizionamento e per riuscire ad arrivare tra le prime quattro.